Ecco, questa sembra una, insomma, una provinciale della bassa modenese, e lo è, ma lo è perché bisogna arrivare fino qui, perché come dice la guida Michelin, il volo è voyage, quindi vale la pena fare il viaggio per arrivare a Ravarino, dove c'è il Grano di Pepe, un'osteria di nome ovviamente, ma ristorante di grandissimo livello, con Rino Duca, che ci aspetta qui, il Grano di Pepe. Buonasera Reno. Buonasera a te. Innanzitutto, questo ingresso sembra un po', no, come si può dire, nascosto. Sì, un po' sì. Un po' è nascosto. In realtà siamo sulla strada, quindi accessibile Esattamente. a tutti, e da qui si entra nel Beh, tuo regno. Dai, vieni. apri la tua Vieni porta. pure. Eccoci qua. Vieni pure. Eccoci qua. Guardate che Accomodati. meraviglia. Allora, io l'ho detto a Rino prima, ci siamo parlati di questo, lo possiamo anche dichiarare, no? Vedete che, insomma, arredamento elegante, accogliente, molto caldo, tavolata di amici e colleghi e una punta, io l'ho detto prima e tu me l'hai confermato, di Oriente, di Giappone in particolare, Un no? po' In sì. particolare con questa porta della cucina che si apre e si chiude, con questo arredamento della zona di accoglienza. Quindi c'è un pochino di che cosa? Di minimalismo, di No, 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 ricerca. io non lo Mettiamoci qua, chiamerei sediamoci minimalismo. qui, poi magari facciamo un salto in cucina. Allora, come lo vogliamo No, non lo chiamare? chiamerei minimalismo, lo chiamerei il togliere o Togliere e non rompergli. mettere, Il no? Un po' quella togliere, il filosofia togliere, sì. Il, per cui non ci. che, la filosofia che dice che il più è il Il meno. troppo, esatto. Il più e il meno, Pardon, esattamente. il meno è il più. Ok, questo è il motivo per cui sui tavoli non ci sono le Sì, tovaglie sì. ed è un'apparecchiatura molto Sì, c'è elegante. anche il concetto di andare ad affondare le mani sulla Materia prima. matericità, per cui toccare il legno, la pietra, il lino del tovagliolo, Certo. no? Un po' è Senti, e nella questo. tua cucina che cosa si tocca invece con la bocca e anche con le mani? Perché poi il cibo è Certo, anche sì. percezione Beh, con la mia manuale, cucina io spero che si senta la mia sicilianità, le mie no? origini. Di dove sei tu? Dove, Io sono nato nella provincia di Enna, ma sono palermitano di adozione. dove Beh, sei io sono nato? nato nel paese famoso per la pesca, quindi Leonforte. Ah, Sono nato benissimo. a Leonforte, però Palermo è la mia città, ci sono Di cresciuto adozione, come piccolino, si dice, sì. no? Ecco. E poi da Palermo cosa è Beh, da successo? Palermo nel 92 ho deciso per vari motivi, tra cui anche diciamo, il lavoro. La Certo. Sicilia è una terra splendida, ahimè, insomma, non ci sono delle grandi opportunità lavorative, no? Per cui nel 92 mi sono Assolutamente. trasferito in Emilia, In in questa Emilia. In terra Emilia. straordinaria, sì. E dove è cominciato in Emilia? Beh, in Emilia io ho vissuto a Modena, ho fatto un po' diverse cose, devo dire, non ho fatto solo Quindi sei il un cuoco. autodidatta. No, 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 No. a Palermo ho fatto la scuola Quindi sei alberghiera. Cioè, ho fatto uno un formato, ma che percorso poi ha mio, ho fatto un lasciato, percorso ma è totalmente mio, interessante, molto mio, no? cioè uscito Un da... ondeggio Sì, di. diciamo che a Palermo erano anni importanti, anni difficili, dove venivano uccisi tanti, anni in cui Giovanni Falcone fu ucciso. Ironia della sorte, il 92 fu l'anno in cui Falcone fu ucciso. Il tema di cosa no, nostra a me era abbastanza caro, devo dire. Per cui la coscienza civica, insomma, c'era, era bella forte per me. Uscito dalla scuola alberghiera mi iscrivo a scienze politiche. Certo. Finito scienze politiche, vengo qui. E poi da qui faccio anche altro. Rino, arriviamo un attimo a questa cosa È qui, che io generico. la voglio tirare fuori. Allora, tu ci hai presentato un piatto che si chiama 1983, che richiama uno degli importanti delitti di mafia. E adesso faccio io un discorsino, cioè, e mette in un piatto di cucina, seppur di alta capacità, un concetto che fondamentalmente supera un po' il piacere di stare a tavola, no? Cioè tu ti sei permesso, e te lo dico io, di appaiare, di mettere accanto il concetto della lotta alla mafia, perché lo richiami nel tuo Certo che sì. piatto, con un piatto che mangiamo. Allora, la mia domanda è, e io quando Falcone è caduto vittima
della mafia con una bomba sull'autostrada di Palermo, io ero in Sicilia, quindi ho vissuto anch'io questi periodi esternamente, perché non c'entravo nulla né col sistema statale né con quello mafioso, ma ne testimoniavo in qualche modo l'essere. Allora dico, non ti sei sentito un po' esagerato? No. E se non ti sei sentito, perché? Adesso parli solo tu. Ok, non mi sono sentito esagerato. Ovviamente mi sono fatto parecchie domande sulla opportunità o no. Diciamo che sì, mi sono dato qualche risposta e credo che ciò che mi ha dato il via libera dentro di me è l'idea che alcune cose vanno raccontate. Io sento l'esigenza di raccontare. Perché? Perché il racconto è testimonianza, è la tua storia, è identità. Tu dove eri in quel giorno dell'83? Io mi ricordo benissimo il fatto che io abbia voluto raccontare quell'episodio, è che mi ricordo benissimo che ho visto la prima pagina di quel giornale, perché il giornale di Sicilia era un giornale che usciva al mattino e ancora. Certo. Il giornale L'Ora invece era un giornale di estrema sinistra, certo, e usciva al pomeriggio. Mi ricordo quel giornale, quella copia, e io ricordo avevo 13 anni e ricordo benissimo ciò che ho sentito, ciò che ho sentito attorno a me anche, perché erano anni in cui la parola mafia nelle strade non si poteva pronunciare. Certo. Il ricordo in me, insomma, fu abbastanza intenso. Successe che io 2 anni fa tornai in Sicilia. Tornai paradossalmente, era uno dei giorni in cui ero in Sicilia, era il 29 luglio, il giorno in cui fu ucciso. Quel giorno io ho deciso di andare nella via dove fu ucciso Chinnici, e non c'era niente, non c'era sì, niente. Ma questa tua vicinanza a cosa è dovuta? Cioè, hai avuto delle storie mafiose contro a favore? Cos'è successo? Tu hai conosciuto la mafia da vicino? Hai avuto uno zio mafioso? Uno zio poliziotto? Cosa è successo? Ho vissuto a Ballarò, cioè io vivevo nei quartieri. Quindi l'hai vista questa roba? Io, no? L'ho vista, cioè poi la mafia non è che tu la vedi in faccia, no? Lo so. Respiri. Certo. Respiri delle quindi è una tua volontà di porre attenzione sul fatto. Di porre attenzione sul fatto e di schierarmi. E dove ti schieri tu? E io mi schiero dalla parte della legalità. Chi c'è ancora in Sicilia nella tua famiglia? Nella mia famiglia quasi più nessuno. La mia famiglia è venuta qui. C'è un'altra cosa che devo aggiungere, che probabilmente anche il fatto che io sento il bisogno di raccontare, che io abbia forse un po' una sorta di senso di colpa dell'essere di aver fatto le valigie ed essermene andato. Da cosa sei scappato tu? Beh, io sono scappato da ciò. Cioè ti avevano minacciato? No, io sono scappato dalle piccole ingiustizie, dalle cose che non funzionano. Dal pizzo che soffrono anche, tutti, anche, tutti hanno il pizzo, l'idea che tu, ma ce l'hanno anche a Milano, non è che sì, sia però è un mistero, che, voglio dire. Il senso civico è soffocato, no? L'idea quindi che tu sei scappato da un sistema che ti sembrava inutile, ingiusto, sbagliato. Ingiusto. E però qui lo hai ritrovato o no? No, io ho ritrovato una terra diversa. Una terra semplicemente diversa. In quegli anni io dovevo andare. Che anno era? È nel 92. Senti, tu sei più tornato giù? Sì. Non so se... No, io farei... Adesso sceglierei... Se potessi scegliere, sceglierei metà settimana con i voli low cost. Lo puoi permettere? Metà settimana a Palermo e metà settimana a Ravarino. Chissà. Senti, secondo te la mafia è ancora... Comanda ancora o un po' meno? La mafia io credo che come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno storico come tale ed è destinato a morire. Credo che per eliminare, per estirpare questo cancro occorre solo una cosa, occorre che ci sia la volontà politica di tirare su una nuova classe
di cittadini partendo dagli asili, farò un piano trentennale dove si instilla il senso civico a tutta la cittadinanza. Bene. Senti, Rino, cominciamo da qua. Cominciamo da questo luogo, con te noi ci saremo. Quindi da un lato costruiamo una meravigliosa cucina e dall'altro diamo qualche valore in più. Ci stai? Bene, sì, e come? Tu ti senti più vicino a Falcone o a Carlo Cracco? Oh mio Dio, che domanda! Da Falcone, anche se non conosco Cracco, però sono sicuro. Non c'erano dubbi. Quindi uno chef vero, ma anche una persona che ha delle cose da dire e dei messaggi da portare. Grazie per questa testimonianza. In bocca al lupo per tutti. Credi. A te, ciao.